Nel corso di controlli contro lo spaccio di stupefacenti a Comis e dintorni, i carabinieri hanno arrestato Raffaele Floresta, 24 anni, incensurato del posto. Nella sua abitazione militare hanno rinvenuto 10 dosi di stupefacente, al tipo marijuana, già pronte per essere messe sul mercato. Accanto anche un bilancino di precisione per pesare la sostanza e materiale per il confezionamento di ulteriori dosi di stupefacente. Per questo motivo il giovane è stato quindi dichiarato in arresto e, dopo le formalità di rito, rimesso momentaneamente in libertà in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Un'operazione questa figlia di controlli specifici da parte dei carabinieri di Comis, scattata all'alba di ieri. Passate al setaccio le abitazioni di persone con presenze specifici oppure conosciuti come assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso di questi controlli è stato anche denunciato un 26enne del posto, anche lui incensurato, in quanto trovato in possesso di alte dosi di marijuana destinate allo spaccio.